Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Kyoto Club del progetto Fair Cup, eh, progetto che si pr diciamo promuove la sostenibilità della politica agricola comune. e eh, eh, progetto eh, che è stato cofinanziato dalla DG Agri, Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea, che ringraziamo. Eh, oggi siamo al diciannovesimo webinar eh, previsto dal progetto su 20, su 20 webinar con eh, focus specifici sui temi eh, diciamo, importanti e inerenti eh, l'agricoltura e la politica agricola comune. Grazie. Eh, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Sono, sono Davide Scaglione, responsabile di depurazione in, in Gruppo CAP. Brevemente, due, eh, due parole su, sul gruppo per chi non ci conoscesse: siamo eh, gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano. Eh, quindi, con eh, circa 2,2 milioni di cittadini serviti, circa 900 persone che lavorano nel gruppo. 6.500 km di rete fognaria, poi diciamo che quindi ci occupiamo del, dell'acqua appunto del servizio idrico integrato e non solo, eh, quindi sia per quanto riguarda l'approvvigionamento la, dell'acqua potabile. Io in particolare mi occupo della gestione della parte di, di depurazione, quindi eh, 40, eh, 40 depuratori, quindi sistema complesso che eh, porta qualità delle acque nelle case e la restituisce all'ambiente e vediamo poi adesso il focus della presentazione di oggi vedere come i depuratori eh, con qualche piccolo esempio e con un eh, con un affondo su uno degli aspetti che è quello del riuso possono essere eh, anche considerati degli impianti di recupero risorse anche nell'ottica anche a livello europeo eh, rispetto a eh, a nuove a nuove normative quello che facciamo ripeto un po Qua brevemente sono i numeri, quindi in caso della depurazione, 150, oltre 150 comuni serviti, 2, 2 milioni e mezzo quasi di abitanti eh, e mh, 340 milioni di metri cubi d'acqua trattata e di questi, eh, anticipo già uno dei temi eh, del webinar, circa un terzo eh, acqua reflua, mh, diciamo, riutilizzabile e e quindi non soltanto consegnata all'ambiente, ma eh, per, in impianti, in depuratori, per riuso diretto o indiretto. Vedremo dopo cosa, eh, cosa vuol dire. Oltre che poi il tema del, dei fanghi prodotti, che sono un sottoprodotto inevitabile, necessario per il fatto che si, si depura l'acqua. Eh, 40 impianti di depurazione, quindi quello, eh, giusto per dare l'ambito europeo, il tema del Green Deal e quindi dare... Eh, con obiettivi ambiziosi sul tema transizione, eh, e quindi il tema economia circolare. Eh, ci sono diversi eh, focus e, e progetti, diciamo, facciamo parte. Ne citerò uno solo, anzi, due eh, progetti di ricerca europei eh, di cui abbiamo fatto parte o stiamo facendo parte eh, nell'ambito dell'economia dell circolare e uno di questi anche in ambito. Eh, riusi il riguo. Il tema sicuramente anche la ricerca dell'innovazione, ci sarà qualche esempio anche su questo, eh, ovviamente è, è la chiave per poter eh, avanzare e, e sicuramente siamo convinti che mh, i depuratori, accanto al, all'obiettivo principale primario di garantire e depurare l'acqua, possano e debbano eh, avere anche. Eh, l'opportunità di fare un servizio di simbiosi industriale, di eh, servizio al territorio e essere quindi davvero considerati eh, impianti di recupero di risorse. Come gruppo K abbiamo un piano di sostenibilità al 2033, 2033 perché è la, eh, la fine dell'attuale diciamo, concessione eh, per il servizio idrico che c'era attuato. Eh, i tre pilastri sono sensibili resilienti e innovatori eh, quindi con vari temi sulla riduzione del consumo dell'acqua le vicine esigenze della comunità e eh, chiudere il cerchio il tema il cerchio, il dei tonnellate di CO2 equivalenti abbiamo un ufficio apposta che, che monitora e, e, diciamo, e spinge per minimizzare diciamo, la nostra impronta di, di carbonio e, proteggere le risorse, città resilienti, sono temi anche eh, sul drenaggio, sono molto attuali ovviamente come il tema eh, dell'acqua, attuali in questi giorni, e in, in questi periodi abbiamo un progetto, anche questo a livello città metropolitano, che si chiama Città Spugna, eh, su, diversi, su diversi comuni, anche quindi con eh, tutto il tema delle green Base Solutions. E il tema del digitale ovviamente diciamo forniamo servizi in ambito eh, it e digitale di fatto a tutte la eh, water alliance eh, che è diciamo il, sono tutti i gestori del, della lombardia quindi diciamo come, così come il tema smart eh, le sfide eh, per chi è un po' nel settore, si sta discutendo proprio in questi periodi, in questi mesi, anche a Bruxelles della nuova direttiva Acque Urban Yurba Waste Water Treatment Directive, con obiettivi molto ambiziosi in ambito di consumo energetici, andando verso quindi quella che si chiama l'autarchia, quindi il massimizzare il, eh, e quindi l'integrazione anche con le energie rinnovabili. Abbiamo in corso un master plan sul fotovoltaico e stiamo spingendo anche con. Mh, sul tema comunità energetiche, piuttosto che progetti, eh, progetti pilota, legari fotovoltaico, piuttosto che altro, eh, che sono comunque di, insomma, di interesse e sono tra l'altro abbinati alla riduzione dei consumi in ambito eh, ottimizzazione. Eh, Poter produrre energia e sicuramente e recuperare energia sia dalle acque che sfruttando le superfici eh, esistenti, con eh, ad esempio con il fotovoltaico, è sicuramente molto importante, lo sarà sempre di più il tema delle emissioni di gas serra, eh, piuttosto che la nuova direttiva si concentra anche sul tema delle acque non trattate, quindi l'attivazione degli sfiori in caso di, eh, di pioggia. Aumento delle performance abbattimenti inquinanti, eh, il tema del riuso, eh, su inquinanti c'è cioè il tema attuale a livello europeo dell'ipotesi di trattamenti quaternari e gli impianti più grandi per tutto l'aspetto dei microinquinanti. Eh, il tema del riuso, ci entriamo dentro fra poco con maggiori dettagli e gestione dei fanghi circolari con recupero nutrienti, produzione di energia. C'è cioè il tema anche del recupero del fosforo, eh, che accennerò solo brevemente. Quindi, comunque, la possibilità che gli impianti di depurazione possano essere considerati eh, bioraffinerie è un qualcosa che eh, negli ultimi anni diciamo negli ultimi direi 6-7 anni parlare in gruppo K, ancora prima che diciamo diventasse così di moda e eh, inflazionato il tema e anche la, la parola economia circolare eh, diciamo si, è, si sta puntando su questo e questo Prendo sempre esempio e, e amo citare, ci cito volentieri, questo progetto europeo Smart Plant, che ormai si è concluso, eh, finanziato appunto dal progetto Horizon 2020, perché in questa tabella si, in tutta una pubblicazione, si, si presenta bene quello che si può estrarre eh, dalle acque reflue. E, eh, in particolare il primo argomento, ovviamente, che sarà anche poi quello principale, poi ci, ci daremo qualche altro esempio eh, molto rapidamente, si può recuperare acqua e quindi si tratta di 7500 metri cubi per abitante all'anno. Il tema del fosforo, già citato, l'azoto, il metano, vedremo dopo l'esempio del caso di Bresso, che è il nostro impianto eh, a Milano di fatto. Ok, allora si era bloccata fin dall'inizio, quindi vabbè i numeri sì. le... Eh, vado, vado più rapido se no rischiamo di perdere tempo. Eh, ve li ho detti a voce quali li trovate riportati su, su chi è gruppo CAP, eh, sugli abitanti, segnalatemi ancora se si, si dovesse fermare ancora: il eh, numero di impianti di depurazione, il tema del Green Deal europeo e eh, il nostro piano di sostenibilità eh, a 2033, quindi sensibili, resilienti e eh, innovatori. E quindi diciamo, vado un po' come recap, ma eh, vado rapidamente. Questo è il tema della Urban Waste Water Treatment Directive, quindi con le sfide e quello che ci aspetta, diciamo, è ancora in fase di discussione a, a Bruxelles eh, per eh, diciamo, rinnovare quella che era una direttiva di fine anni 90, eh, con, poi ci abbiamo messo un po' in Italia a recepirla, eh, per alcuni aspetti attuale va aggiornata. Eh, con e eh, Nuove sfide e obiettivi ambiziosi. Ovviamente c'è la discussione ora anche legata a al tema delle performance, dalla e alla fattibilità delle tempistiche di alcune sfide. Questo è il tema delle bioraffinerie, eh, quindi impianti di depurazione verso le bioraffinerie con eh, diciamo, la possibilità di estrarre. E questa è quella che ero arrivato a, a, a descrivervi. Eh, con le diverse risorse che si possono eh, estrarre dalle acque reflue, quindi diciamo l'acqua, ad esempio come il fosforo, l'azoto, eh, il metano, di cui vi parlo più tardi, eh, fertilizzanti ricchi in fosforo, cellulosa, anche eh, questa è una cosa particolare, vi racconterò brevemente di una sperimentazione più oltre dimostrativa che abbiamo, eh, che abbiamo ospitato e l'ultimo tema eh, sui biopolimeri e le bioplastiche. Quindi qua si riprende un po' diciamo, nel percorso dell'acqua quello che possono essere e sono le, le diverse risorse eh, estraibili, le, le scorro velocemente mh, e, e solo di alcune di queste ovviamente ci sarà, eh, ci sarà un esempio, sono tutte che o abbiamo già applicato anche a scala reale come ad esempio il recupero, il riuso dell'acqua, la produzione di biometano, il recupero di calore o la... Il recupero, la produzione di sabbie, come Andovest, altre ancora in fase di studio, come il recupero del fosforo o le bioplastiche. E diciamo che questa è un po' una mappa con alcuni dei nostri depuratori principali, li chiamiamo le, i nostri centri di eccellenza, e con, come vedete, progetti diversi dal, dall'ambito energetico alla valorizzazione di gestione anerobica a quello che avete scritto in alcuni impianti per For Water 2030, un progetto eh, finanziato dalla regione Lombardia, in cui abbiamo ospitato diversi impianti pilota ehm, e piuttosto che mh, progetti LIFE, sempre per rimanere in ambito eh, europeo, piuttosto che progetti di simbiosi eh, industriale o, o, o solare, fotovoltaico, che poi sono i primi impianti. Su Trezzano e Vareggio, come vedete, ma poi in realtà in generale, si sono inseriti su tutti i nostri depuratori. E, e quindi le risorse possono venire dall'acqua piuttosto che dalla, eh, dalla linea fanghi. E, e, ci focalizziamo adesso sulla parte del riuso dell'acqua depurata, quindi il eh, quadro normativo, ovviamente, si può partire dall'agenda eh, dello sviluppo sostenibile dell'ONU sul tema del, eh, o in ambito europeo, eh, per l'economia circolare. E, eh, e quindi è sicuramente un tema importante. Eh, attualmente la legge in vigore in Italia è la legge 185 per il riuso eh, diretto dell'acqua, quindi con eh, limiti molto eh, stringenti e uguali per alcuni aspetti, eh, addirittura l'acqua potabile come, come limiti e senza distinzione sulle differenze e tipologie di, eh, di riuso. Eh, questa autorizzazione, questo tipo di autorizzazione ce l'abbiamo su quattro nostri depuratori che dopo vi, eh, vi citerò. Nel frattempo, si vede nell'immagine in, in, eh, in basso a sinistra si vede l'immagine del depuratore tutto coperto. In realtà un impianto a membrane del depuratore di assago, dove è uno di questi quattro dove si fa riuso diretto. E, mh, come dicevo, in, in gruppo K abbiamo 25 depuratori autorizzati per. Eh, il riuso, il numero di questi depuratori è, è cresciuto eh, in, in maniera importante nel, negli ultimi anni, quindi da 16 eh, impianti autorizzati siamo arrivati a 25. Quindi cosa vuol dire? I, i depuratori autorizzati per riuso indiretto eh, sono depuratori che scaricano in rogge eh, o canali eh, che durante il periodo irriguo, quindi indicativamente da... Eh, da aprile a settembre eh, sono poi quindi non, non, non si utilizza soltanto l'acqua del depuratore, è diciamo eh, miscelata con altra acqua già presente, eh, però a valle viene utilizzata per, eh, per scopi eh, irrigui. Eh, e quindi ci sono dei limiti in, questa in quelle stagioni: dei limiti in particolari per quanto riguarda l'ambito microbiologico. Eh, oltre che anche per alcuni parametri chimici più stringenti eh, vi sono poi, abbiamo poi quattro depuratori come vi dicevo eh, autorizzati per il riuso diretto eh, diciamo, la, la percentuale di acqua eh, riutilizzabile quindi afferente a questi depuratori eh, rispetto al totale trattato è andata ad, appunto al 20% a a oltre il 40 abbiamo l'obiettivo diciamo al 2033 eh, di arrivare al 50 per cento anche alcuni revamping e potenziamenti di depuratori che stiamo facendo e che era già in programma di fare le abbiamo già previsti che possono garantire eh, un livello eh, una performance di abbattimento la qualità dell'acqua di classe a poi adesso vi racconto cosa vuol dire la classe a rispetto al nuovo regolamento europeo eh, in ambito riuso che, che di fatto entro fine giugno sarà anche recepito eh, a livello nazionale. E, e quindi mh, sicuramente può essere questo un, un contributo, ovviamente l'ambito riuso in rigo è uno dei possibili riusi, devo dire il principale, in Italia ci sono dei casi, eh, diciamo, casi scuola. Eh, importanti in diverse regioni dalla Puglia alle Romagna a, a, alla stessa eh, città di Milano e mh, così come ce ne sono altri in, in evoluzione o, o in altre eh, regioni europee senza poi spingersi al, ad altri casi eh, in altre zone del mondo. E il tema eh, c'è il nuovo regolamento eh, quello che citavo quindi nel 2020 un regolamento della commissione europea eh, per mh, diciamo definire gli standard minimi eh, per l'acqua elettrica da usare per usi irrigui. diciamo in Italia avevamo già la, la normativa 185 in alcuni stati europei non c'era nulla e ci sono anche qua un dibattito non banale perché ovviamente come potete immaginare a livello europeo eh, ci sono diverse, insomma, visioni, sensibilità e esigenze. Eh, L'Italia sicuramente ha contribuito con, con l'esperienza per, eh, per, far, per fare sintesi, diciamo. Eh, sono previsti, diciamo, il succo del, eh, del regolamento che sono previsti quattro classi di qualità dell'acqua depurata, definite sulla base delle colture e anche dei metodi di irrigazione quindi ovviamente come da un punto di vista tecnico può essere comprensibile la qualità dell'acqua eh, è molto più stringente ad esempio per la classe a nel caso di irrigare colture eh, che poi vengono eh, con poi il, il prodotto consumato crudo ad esempio eh, rispetto a colture utilizzate per eh, diciamo scopi eh, eh, o, o di manginistica, o, eh, quindi ovviamente con diverse eh, qualità. I requisiti eh, sono ovviamente differenti per parametri biologici, le e coli e chimico fisici, quindi sostanza organica, BOD, i solidi sospesi eh, o la torbidità. In più eh, c'è il cuore, diciamo, di questo. Eh, processo è quello che è l'analisi di rischio, il risk assessment, eh, che è obbligatorio, e, e questo è di fatto diciamo, il cuore e la parte fondamentale di questo, eh, di questo nuovo approccio. Quindi, definito anche il Sanitation Safety Plan. Per chi diciamo si occupa e eh, conosce il mondo dell'acqua è già applicato e a livello nazionale, siamo stati i primi, ormai è diffuso. Il Water Safety Plan, che è l'analisi di rischio in ambito potabile. Analogamente, ha eh, diverse diciamo, denominazioni, può essere il Sanitation Safety Plan, Water Reuse Safety Plan, comunque di fatto l'analisi di rischio per, eh, per il riuso eh, dell'acqua. E, e questo devo dire che è un, eh, diciamo, qua esatto, c'è cioè il dettaglio delle, delle diverse classi. E, e quindi con le colture da eh, consumare crude, classe, eh, classe A, da consumare cotte, ad esempio il riso classe B, eh, alimentari trasformati come il frumento, comunque classe B, eh, la cultura non alimentari e, e cultura industriale da energia e sementi, invece classe D. La differenza tra classe B e C è legata al, alle tecniche di irrigazione, quindi quelle, ad esempio, eh, con irrigazione a, a goccia eh, possono avere, in cui appunto non sono a, a dispersione, eh, sono classificate, possono essere classificate come classe C. E, venendo al dunque dei nostri casi, i quattro impianti già autorizzati per riuso diretto rispetto a 185 e poi in previsione che possono essere eh, diciamo, adeguati rispetto al nuovo regolamento, eh, sono peschiera borromeo con riuso agricolo e assago, utilizzato attualmente per eh, l'acqua per riuso per il, il camion dello spazzamento stradale, che insomma può essere. La maggior parte dei camion della maggior strada utilizza acqua potabile, abbiamo un'acqua di ottima qualità e quindi diciamo abbiamo creato una stazione dove eh, i camion dello spaziamento stradale del Comune di Assago possono a ricaricarsi per utilizzare eh, questa acqua eh, riusata, piuttosto che eh, Bresso per un progetto partito l'anno scorso per irrigazione e contribuire all'irrigazione eh, del Parco Nord e a, a Basilio, col Comune di Basilio, irrigazione aree verdi comunali. E quindi il risk assessment, come funziona a livello diciamo eh, macro? Diciamo. Abbiamo fatto internamente un percorso lungo in anticipo rispetto alla normativa. Eh, quindi, un progetto della nostra direzione di ricerca e sviluppo, in, col in collaborazione anche con gli studi superiori di sanità, il CNR, anche le collaborazioni di insomma, vari enti universitari, eh, per approfondire eh, tutte le diverse. Eh, diciamo aspetti e, e ruoli adesso poi nel, nel regolamento europeo è ben descritto eh, è importante la descrizione del sistema definizione degli attori eh, e, e dei ruoli quindi c'è cioè il gestore ovviamente eh, del, del del depuratore e, e quindi poi dell'impianto del dell'acqua, eh, chi si occupa invece poi di ricevere e distribuire l'acqua, c'è tutto diciamo, una matrice con l'identificazione dei pericoli, le vie di esposizione, valutazione del rischio, i requisiti, eh, eventuali parametri focus aggiuntivi, misure di protezione, sistema di monitoraggio della qualità, molto importante ovviamente anche quello, quindi abbiamo ed è importante metterli a sistema perché ormai molti depuratori, noi i nostri, eh, soprattutto quelli più grandi, sono particolarmente automatizzati, con sonde e sensori eh, in continuo e ovviamente telecontrollo, allarmistica, che per noi è fondamentale, indipendentemente ovviamente dal tema del riuso, era già esistente per l'ottimizzazione sia energetica che di processo e di qualità dell'acqua. Quindi però tutto un tema deve essere ben tracciato su gestione delle emergenze, coordinamento, comunicazione e, e quindi tutti i diversi moduli e... Una valutazione, quindi, eh, e poi iterativa, diciamo i setti plan devono comunque periodicamente essere rivalutati e analizzati e con diciamo le diverse, eh, eh, diciamo, miglioramento continuo, diciamo. La matrice di rischio, questo è un esempio di matrice di rischio, legata a tutte le tipologie di analisi di rischio, quindi, con eh. Per diversi settori e i diversi eh, possibili, possibili rischi. Si, si analizza la severità e, e la probabilità. Eh, quello che abbiamo fatto in più, diciamo, che non è richiesto dalla normativa, e quindi per casi semplici si può fermare così. Mi sposto diciamo a, a quello che è stato un nostro progetto eh, anche di ricerca presso Peschiera Borromeo. Nell'ambito del progetto Digital Water City, eh, un progetto europeo con diverse eh, soluzioni digitali eh, a supporto del mondo dell'acqua. In particolare, abbiamo focalizzato e studiato diverse soluzioni digitali a supporto del Sanitation Safety Plan. Eh, il progetto europeo aveva diciamo, come, come città e come partner diversi. Eh, enti gestori, e, eh, e anche università, eh, quindi da Berlino, Parigi, noi come Milano abbiamo seguito tutti diciamo, questi aspetti in ambito eh, digitale, ma applicati al riuso. Quindi il tema era creare un early warning system, eh, cioè un sistema in, in grado di combinare potenzialità della digitalizzazione e la gestione del rischio per monitorare la qualità dell'acqua. Eh, in, eh, in continuità e quindi fitta rete di sensori eh, dati processati e da algoritmi e quindi con una piattaforma in, integrata e l'output può dare appunto eh, allarmi eventuali in tempo reale e questo diciamo c'è stata una sperimentazione in ambito agricolo eh, quindi seguita dall'Università di Milano e tra i partner c'è anche l'Università Politecnica delle Marche. C'è stato, in particolare, diciamo, non la seguite direttamente, la seguite i colleghi della ricerca e sviluppo, comunque nella stagione del, del 2021, l'acqua tratta dal depuratore sta impiegata per irrigare i terreni limitrofi ehm, con una parcella irrigata a scorrimento e una parcella irrigata a... Eh, a goccia e eh, diciamo quindi per come confronto e eh, i dati necessari anche acquisiti eh, con l'uso combinato di un, un drone per oltre ai sensori da campo per la determinazione dello stress idrico e eh, di questo appunto non, ho, non presento quali risultati, si può comunque andare a recuperare, diciamo, sono gli output del progetto Digital Water City e, per chi fosse interessato. Questo diciamo eh, per la parte eh, recupero, diciamo, riuso dell'acqua, ora brevemente in dieci minuti vi presento altri tre esempi eh, che abbiamo i nostri depuratori nell'ambito di quello che si può recuperare dalle acque refue. Presso il depuratore di Robecco abbiamo un impianto eh, per il recupero dei rifiuti sabbiosi, diciamo, eh, oltre che i rifiuti di sabbiamento dei depuratori, i rifiuti da pulizia delle caiotoie stradali. Eh, ed è un impianto che permette di lavare, classificare e disinfettare per poi produrre un end of waste. Quindi, eh, una sabbia da riutilizzare e la utilizziamo nell'attività di manutenzione delle reti a e fognatura, quindi, ad esempio, posa tubazioni. In questo modo di fatto si evita di dover andare a utilizzare eh, sabbia di cala. Ovviamente si istruisce solo una parte di quelle che sono le necessità, però questo è un po' l'esempio eh, credo insomma, virtuoso, e abbastanza comprensibile di quello che si può eh, recuperare. E I quantitativi sono comunque. Eh, di oltre mille tonnellate all'anno, diciamo che eh, questi sono dati del, del primo anno, ma il 2022 sono state 1200 eh, tonnellate prodotte. E qua è quello che si vede con qualche immagine della, eh, delle baie, diciamo con già gli otti eh, o in fase di produzione, piuttosto che quella destra già omologato, pronto ad essere utilizzato, e sotto l'immagine dell'impianto. E. Tema recupero cellulosa, vado con dei flash perché non c'è tempo di approfondire, poi sono disponibile a approfondire per chi fosse curioso o per contattarci. E recupero cellulosa acqua e acqua reflue, anche questa è una cosa molto particolare, la cellulosa ovviamente da cosa deriva? Dal, eh, dalla carta igienica utilizzata eh, che finisce in fognatura. Eh, ci sono dei casi di questa tecnologia olandese, ci sono un paio di impianti in Europa già a piena scala, eh, che quindi dall'acqua d'ingresso un processo sfruttando un principio diciamo, di filtrazione e poi eh, asciugatura porta a produrre quello che è un, un fango cellulosico e poi eh, c'è diciamo, tutta la parte poi, di potenziale estrazione. E, e di un materiale fibrosanificato. Ovviamente, noi ci fermiamo alla prima parte, eh, c'è stato appunto questo accordo. Questa è l'immagine dell'impianto pilota: eh, quindi con, eh, con un filtro eh, a tamburo rotante, eh, e poi un altro, un altro filtro, una parte di sabbiatura, e una pressa vite per ridurre, diciamo, per asciugare. E, il eh, quindi c'è un filtro rotante con un nastro che si deposita questo strato di fango cellulosico rimosso poi dal, eh, dall'aria calda. Ci sono un paio di tipologie analoghe di, di filtri di questa tipologia e, e il liquido viene poi inviato al, al depuratore. È importante, abbiamo fatto valut valutato un po' le, le rese di, di recupero. Devo dire che i chilogrammi e tonnellate recuperabili sono state un po' più basse di quelle. Anche per la tipologia di reflu, un po' più diluito rispetto a quello di, casi, di altri casi europei. Eh, attualmente c'è comunque diciamo, studi in corso, in particolare quello più eh, avviato, potenzialmente replicabile a scala più grande, è con Novamont per mh, inviare il fango cellulosico per poi la produzione di, eh, di bioplastiche e, piuttosto che altre. Eh, valorizzazioni sono insomma, ancora in fase di studio e l'ultima in particolare nel riciclo della carta non, insomma, non ha i numeri quantitativi per, per poi eh, svilupparsi in questo modo diciamo, è, stato, mh, è stato studiato e vado un po' rapido su questa parte perché insomma, il tempo scorre voglio lasciare il tempo se c'era anche per qualche domanda Altro tema interessante è il recupero di produzioni di chimicali organici, quindi una fermentazione, e eh, quello che si chiamano VFA, volatile Acids, eh, ci sono dei, dei, dei chemicals organici, sostanze organiche che è necessaria come, diciamo, per il processo depurativo e in un caso, il nostro depuratore ad esempio di sesto, eh, ce li produciamo diciamo, in casa con la diciamo, fermentazione dei fanghi. In particolare questo, lo cito soltanto perché non c'è il tempo per approfondire, il progetto Circular Biocarbon è un progetto europeo con diversi partner e è appena partito, eh, studierà proprio questa, la fattibilità della produzione sia di, eh, in questo caso, di, di fanghi e della forza, dell'umido, della raccolta differenziata con fermentazione e produzione poi di, oltre i VFA, di quelli che sono i, i PHA, le, le bioplastiche. È un progetto abbastanza ampio e complesso mh, non c'è adesso il tempo di approfondirlo però diciamo è, è tra i temi nell'ambito anche questo eh, dell'economia dell circolare e di quello che si potrebbe eh, recuperare arrivo all'ultimo che è il caso almeno, abbastanza conosciuto pubblicizzato eh, partito da qualche anno come gruppo K quindi il recupero energetico avete qualche immagine, qualche articolo e il biometano chilometro zero. Di fatto, abbiamo a Bresso ogni guarda, il primo impianto eh, realizzato in Italia che da fanghi di depurazione, quindi dall'acqua e reflue, eh, produce, eh, diciamo, in digestione di anaerobia, quindi un processo biologico. Produce biogas che viene poi raffinato e purificato per diventare metano, eh, si cambia metano, ma di fatto metano puro che rispetta tutti gli standard di qualità per essere immesso, infatti, viene immesso in rete snam. L'aumento della produzione di biogas anche in ambito recupero energetico e ottimizzazione negli anni è, insomma, è cresciuta, si sta lavorando molto per ottimizzare e ormai la produzione del biometano immers in rete in oltre tre anni, adesso siamo ormai a quattro anni. Eh, super 2 milioni di metri cubi di standard metri cubi e, mh, abbiamo come recupero di energia in altri impianti grandi, produzione di biogas e recupero energetico quindi cogenerazione, produzione di energia elettrica eh, e calore come ad esempio Peschiera Borromeo e, e, e Robecco e, e in caso un, un altro impianto eh, in avviamento a sessan San Giovanni. Questo è il focus sugli operatori di Bresso, eh, che è anche uno dei nostri impianti più visitati, inserito dentro il Comune di Milano, dentro il Parco Nord, eh, comuni serviti, 5 comuni dell'area metropolitana, 220.000 abitanti equivalenti eh, serviti, diciamo che è la misura per dimostrare, per, eh, diciamo, contare la taglia dell'impianto, eh, circa 2.500 metri cubi ora di acqua trattata. Eh, la linea fanghi, che, quindi, diciamo, che recupera i, i fanghi biologici e i fanghi primari separati dalla, dal trattamento acque, eh, prevede una sezione di digestione anaerobica con due digestori, più un digestore secondario, eh, che diciamo in ambiente chiuso a 35 gradi, eh, produce diciamo, come degli stomaci producono questo biogas, formato per il 70% da, da metano, 30% è CO2. Mi ha raccolto il gasometro e in basso a destra c'è cioè, abbastanza compatta la stazione di upgrading, quindi di potenziamento eh, del biometano. E, diciamo, vado abbastanza rapido, l'impianto biometano è composto da una prima rimozione del, dell'H2S, una fase di compressione, carboni attivi per purificare ulteriormente e in questo caso una separazione con membrane per... Eh, per poi cabina di controllo e missioni in rete. È importante in ambito di sostenibilità, eh, come tutti quelli che producono e mettono in rete biometano, eh, prendono appunto i finanziamenti eh, dal GSE, bisogna garantire la sostenibilità al biometano, quindi c'è tutta una filiera e eh, un sistema di controllo e verifica con due visite all'anno, oltre con una visita prima di avviare l'impianto da enti certificatori, in questo caso il nostro caso RINA, eh, che monitora l'avanzamento delle emissioni, modalità di calcolo, il tutto il monitoraggio, il bilancio di massa, eventuali criticità, la manutenzione degli strumenti e diciamo anche le emissioni dirette o indirette eh, per la produzione di biometano e le confronta con eh, diciamo eh, i GHG sarebbe appunto Greenhouse gas Standard rispetto a un metano, eh, metano convenzionale, la riduzione deve essere almeno del 60%. Nel nostro caso di Bresso è del 95%. Quindi, per produrre questo biometano, si immette, eh, eh, diciamo, equivalente, eh, 95% in meno rispetto al, al biometano standard. E ho finito. Eh, 5 minuti di ritardo rispetto al previsto. Eh, concludendo, si può cambiare il paradigma e iniziare a considerare i depuratori come impianti eh, di recupero risorse. Il riuso dell'acqua è un'ottima opportunità per contribuire a supportare le necessità del territorio e in ambito perurbano, agricolo, ma anche eh, industriale. Il tema delle economie di scala sono importanti, quindi fare rete tra, tra utilities è sicuramente utile. Sfruttare gli asset esistenti vuol dire appunto avere già delle strutture eh, Importante per promuovere la simbiosi industriale e siamo sempre aperti. Ovviamente, la, qualche esempio l'ho dato, aspettare iniziative, progetti pilota, e, oltre che ovviamente la collaborazione col mondo dell'università, la ricerca e innovazione è chiave per guidare questa transizione. E diciamo, io vengo dalla diciamo, mia vita precedente da un, un passato da ricercatore, quindi il, ma come, come azienda siamo convinti che per andare avanti è sempre necessario collaborare in ambito appunto. Ricerca e innovazione, e io vi ringrazio. E se ci sono un po' di tempo per le domande. Eh, grazie mille, interessantissima, soprattutto e anche, non soprattutto, ma anche per il, tutto il discorso dell'economia circolare. Quindi ci sono una quantità di interazioni e di progetti eh, sull'economia circolare che possono essere portati veramente all'attenzione perché mi sembra che fate un lavoro eccelso da questo punto di vista. No? Neanche me lo immaginavo che dalla depurazione acque potesse uscire. <ride> Tante di queste come dire, possibilità no? e di recupero. Perché, eh, diciamo, il, il cittadino medio non è certamente all'interno di questa, no? di questa eh, non ha sicuramente questa sensibilità eh, nel, nel, nel comprendere no? tutto quello che si, poi si può recuperare. Quindi poi anche la conoscenza di, di sistemi e di meccanismi che ti consentono, appunto. Il fatto della, della, del recupero della cellulosa mi viene in mente, è una cosa che eh, non a tutti gli no? viene in mente che in effetti c'è una gran immissione in termini di, di carta all'interno del sistema. Poi questa carta può essere recuperata in tanti modi. Ci sono un paio di domande che eh, leggerei. Eh, la prima è. La domanda principale per le sostanze riutilizzabili in agricoltura come concimi. Siamo sicuri della qualità dei prodotti? Sono esenti da metalli pesanti o contaminanti pericolosi per l'ambiente? Questa è una bellissima domanda, molto attuale ovviamente e comprensibile. <ride> eh, la risposta è eh, sì, ma non tutti. Di fatto, calcolando fatto 100, diciamo, non c'era il focus non c'era tema di fare focus sulla parte fanghi. Eh, la normativa è, ha avuto diverse vicissitudini locali, nazionali oltre che europee, ci sono vari approcci più o meno restrittivi. Devo dire che nel nostro caso il 70%, tre quarti dei nostri fanghi, purtroppo devo dire perché comunque avrebbero anche un bel contenuto di sostanza di carbonio organico che fa bene al terreno, che ha scaduto il fosforo, hanno un contenuto di metalli eh, che è superiore ai limiti o anche inferiore ma troppo vicino ai limiti e quindi... Eh, non adatto all'agricoltura e quindi già oggi tre quarti dei nostri eh, insomma, dei fanghi prodotti eh, hanno vie alternative di eh, recupero energetico, quindi coincidenimento, termovalorizzazione quindi comunque recupero e eh, eh, siamo a zero con, come è richiesto dagli ambienti eh, sul, sull'invio in discarica, ma non possono andare eh, in agricoltura. Nel nostro caso c'è un quarto eh, in altri, per altri gestori, probabilmente noi abbiamo diciamo mille industrie allacciate che scaricano la nostra fognatura, oltre che purtroppo alcuni casi anche magari di scarichi illeciti, anomali, quindi purtroppo eh, in alcuni casi i depuratori ci sono dei contenuti di metalli elevati. In altri casi invece la qualità è, è assolutamente, i controlli sono molto stringenti, la qualità è assolutamente compatibile eh, e quindi possono, eh, a seguito di tutti una serie di controlli e passaggi, andare in agricoltura in alcuni casi anche previo passaggio e trasformazione in fertilizzante, quindi mh, una piccola percentuale dei nostri fanghi viene trasformata in uh, compost in impianti esterni, eh, quindi ammendante compostato misto piuttosto che eh, fertilizzante. C'è poi il tema mh, molto interessante del recupero del fosforo, quindi anche da quelli non compatibili e che vengono mh, questo diciamo, diciamo è un nostro progetto che abbiamo a Sesto San Giovanni, diciamo, di piattaforma di, di sesto in linea con alcuni impianti Zurigo, Nord Europa, questi tre quarti che ora vanno un po' in Italia e all'estero, facendo anche tanti chilometri a essere coinceneriti, avremo un impianto di monoincenerimento eh, centralizzato, dove dalle ce oltre a recuperare energia, dalle ceneri si potrà estrarre fosforo, quindi diciamo, avendo sia la tranquillità del, eh, che i vari componenti E quant'altro, dai metalli a, a microinquinanti, sono stati tutti rimossi e si può provare a recuperare il fosforo. D'altro canto, eh, alcuni insomma, con controlli adeguati e per alcune tipologie ben eh, specifiche, possono dare e contribuire l'atto carbonio organico anche perché, anche quello è un tema lato europeo è importante, a ridare insomma, contributo sul suolo. Beh, è un tema fondamentale, direi, sì. visto che in tutti i terreni italiani. Quasi, quasi, quasi tutti, diciamo, ma buon, buona parte sono carenti di sostanze organiche e hanno necessità di recuperare sostanza organica Quindi, insomma, riportare il carbonio nel terreno non è solo un, un tema di fertilità, ma è anche un tema di abbattimento della CO2 atmosferica che, che è, è, mi sembra fondamentale. Eh, Un'altra un domanda, ma una bozza del recepimento italiano della normativa UE c'è? Dove si può trovare? Eh, guarda, so, so che è eh, diciamo stata fatta girare internamente tramite Utilitalia e eh, credo comunque che sia in, eh, in fase di, eh, di recepimento. Adesso eh, bisogna verificare sul sito eh, del Ministero dell'Ambiente, potrebbe già esserci una una bozza non ne sono certo e, e comunque eh, mh, dovrebbe ormai diciamo adesso fatto un giro diciamo, di eh, consultazioni tra gli stakeholder sia in ambito agricolo eh, e che in quindi magari gestore. qualche associazione agricola potrebbe pure averla a disposizione no ne sono certo e se non erro potrebbe anche già esserci eh, è stata pubblicata sul sito del, del Ministero dell'Ambiente. Va cercata un e, po', insomma. Esatto. E comunque diciamo che dovremmo esserci perché entro il 30 giugno va, eh, va recepita. Comunque, dicevo giusto una considerazione finale: eh, il tema acqua è un tema non fondamentale, di più. Perché eh, poi adesso diciamo l'attenzione è salita molto in questi ultimi giorni col problema del, del, dell'alluvione in Lombardia, ma eh, in, eh, nelle Marche e eh, in Emilia-Romagna, ma eh, era anche salita l'attenzione. Poi con la, eh, con la scarsità d'acqua, con il po' che si era yeah. praticamente asciugato l'estate scorsa. Quindi il, il, il discorso della gestione in generale, il recupero eh, ancora di più, delle acque reflue è fondamentale, quindi forse anche la ricerca deve eh, orientarsi non solo a mh, eh, diciamo eh, rendere questa quest acqua assolutamente riutilizzabile eh, per, per anche per, per la potabilizzazione e per, per l'utilizzo umano, oltre che per l'agricoltura. Ma forse bisognerebbe trovare anche un sistema per riuscire a estrarre questi metalli pesanti che eventualmente accidentalmente o non accidentalmente perché magari per, per qualche sversamento abusivo finiscono nell'acqua, bisognerà trovare il sistema di, di estrarli perché diventa la nostra, la nostra sopravvivenza, come dire, riuscire a certo. portare il ciclo dell'acqua a un riutilizzo al 100%. Certo. Insomma, dobbiamo studiare, come giustamente sì, ha detto, eh, con l'università speriamo di riuscire a, a fare passi in avanti in questo, in questo settore. Bene, non ci sono altre domande, quindi a questo punto io ringrazio anche perché abbiamo tirato a lungo questi 5-6 minuti in più. Eh, grazie ancora per la partecipazione e eh, rilancio nel senso che visto che i temi sono assolutamente centrali per quanto riguarda sostenibilità e eh, biocircolarità, -cir economia circolare, eh, magari possiamo fare anche qualcos'altro insieme. Volentieri. Grazie a Benissimo. tutti. Grazie ancora. Buon proseguimento Grazie. di giornata.